Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Roberto Borrelli di Lotto Italia Software. Vi raccomando prima di tutto di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Cliccate anche la campanellina per essere sicuri di essere avvisati ogni volta che metto qualcosa di nuovo. Oggi metto qualcosa di interessante, qualcosa che potete utilizzare per i vostri pronostici. Sono dei numeri base da seguire e che vedo utilizzando il mio programma Lotto più più 2019 Gold, un programma che fa tantissime ricerche, diciamo, un programma che dà la possibilità di un numero infinito di ricerche, praticamente anche di incrocio di informazioni. Ci sono ben quattro menu, vedete, ogni bottone è relativo a una funzione. Ci sono quattro menu utili. Nel menu 2 c'è una cosa molto interessante che si chiama grafico lineare dei ritardi, che potete avere anche sul vostro computer. Sotto trovate il link per ordinare questo programma e averlo sul vostro computer con Windows, qualsiasi versione di Windows. Il grafico lineare dei ritardi è questo e permette di scoprire quali sono i numeri in tendenza di uscita, cioè i numeri che io ho chiamato galleggianti. Ho già fatto una veloce ricerca in modo da fare un video più compatto, più piccolo, altrimenti vi tengo sempre qua un'ora. Invece no, questo dura pochi minuti. Aspettate perché è importante. Prendete carta e penna e calamaio, come si diceva una volta, perché è importante segnarsi questi numeri che possono essere di base per i vostri pronostici e possono essere anche uniti ai pronostici, per esempio, del mio programma Bersaglio Lotto o di Lotto Pocket o altri miei programmi o quello che volete, insomma. Ho anche giocati da soli perché questi numeri sono veramente eccezionali. Osservate questo grafico, è simile a quello che magari vedete per le azioni in borsa, no? Come funziona? Per esempio, il numero 10 a Bari, vedete qui, ruota di Bari, numero 10, è uno di quelli interessanti, anzi, su Bari in questo momento è il numero più interessante, il più galleggiante. Che cosa vuol dire? Che al momento porta 7 turni di ritardo, lo vedete qui, a destra. Prima, quando è uscito l'ultima volta, portava anche in quel momento 7 turni di ritardo. Prima ancora, quando è uscito, ne portava 4, prima ancora 7, 8, 13. Vedete che andamento regolare che ha avuto? E io penso che questo numero, questi numeri che vi faccio vedere, sono come incastrati in qualche modo, continuano a uscire. Questo 10 può uscire nei prossimi 2-3 colpi. Potrebbe, adesso la certezza ovviamente non potremmo averla, altrimenti saremmo già tutti ricchi. Ma è una cosa interessante. Chi ha questo programma apra, abbiamo detto, la funzione grafico lineare dei ritardi e può vedere come il 10 a Bari sta avendo questo ritardo, scusate, questo andamento molto molto regolare. Chi ha il programma, chi ha l'8++, potrebbe poi andare su accoppiamenti per ambo, vedete qui, accoppiamenti per ambo. Andare qui su, stiamo già, diciamo, sulla ruota di Bari. Potrebbe benissimo selezionare di osservare i numeri dalla estrazione 3900 fino all'ultima in archivio, cioè la 4002, e poi cliccando il 10 potrebbe vedere quali sono i numeri più frequenti, quali sono stati i numeri più frequenti con il 10 in questo range di estrazioni, ok? Che sono 103 estrazioni praticamente. E vedete che il 10 è uscito con il 15 e poi con il 16 e poi con il 24 due volte, ok? Sono gli unici ambi che sono usciti due volte con base questo numero e attualmente i ritardi sono questi che stanno qui a destra. Vedete che 10 e 15 e anche 10 e 24 portano lo stesso ritardo. Va bene, quindi sarebbe utile giocarli tutti assieme, 10, 15 e 24. Questa è una delle cose che si può fare con l'8 più più. Chiudo e torno alla videata relativa al grafico lineare dei ritardi. Adesso andiamo velocissimi, guardiamo oltre al 10 a Bari che vi siete sicuramente segnati, andiamo a Cagliari dove prendiamo il numero 8, guardate l'8 che bello,
Attuale ritardo 6 a Cagliari, prima ha avuto 8, 6, 6, 9, 6. Ragazzi, questo è incastrato. Continuerà a uscire, è molto molto probabile secondo me, a vedersi da qui. Sempre a Cagliari, vediamo un'altra situazione interessante, che è questa del 69. Non è, diciamo, non è regolare come quelli che abbiamo visto prima, però vedete, insomma, c'ha adesso un ritardo di 2, prima ha avuto 7, 5, 1, 3, insomma, è da seguire sicuramente. Andiamo a Firenze. Firenze numero 80, lo stiamo seguendo già da qualche colpo. Vedete che adesso porta 5 turni di ritardo. Prima ha fatto 15, 17, 17, 14. Questo è molto interessante, da seguire per ambata anche questo 80 Firenze. Andiamo a Genova, facciamo una veloce panoramica di tutte le ruote. Ok, guardate a Genova l'89, fantastico, no? Attuale ritardo 5, prima ha avuto 6, 7, 7, 8, 3. Insomma, si è regolarizzato recentemente. Molto molto bello. Abbiamo detto 89 a Genova. Dopo riguardatevi il video se volete capire meglio. Andiamo sulla ruota di Milano dove abbiamo il numero 63, è un galleggiante alto, 10 turni di ritardo in questo momento, prima 13, 14, 11, 8. Mi piace. Poi passiamo a Palermo. Palermo, abbiamo il numero 7 che è abbastanza interessante e abbiamo il 73 che diciamo è appena sortito perché 0 porta, vedete? 0, 1, però eccolo qui, Palermo 73, lo vedete appena uscito. Però secondo me può essere interessante perché diciamo che entro i prossimi 4-5 colpi potrebbe sortire di nuovo questo 73 a Palermo. In ogni caso, insomma, prima ne abbiamo visti alcuni più belli, eh. Tutto qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Chi ha il programma lo utilizzi perché è una cosa fenomenale. Sotto trovate l'indicazione, il link per fare l'ordine di questo lotto più 2019 Gold che vi permette tantissime tantissime ricerche e vi ricordo una cosa importante: l'aggiornamento delle estrazioni è sempre gratuito da internet, cioè non è che si paga, c'è qualcuno che ogni anno fa ripagare il programma per avere l'aggiornamento automatico o addirittura qualcuno che cancella del tutto le estrazioni a distanza, vabbè non so come fanno, comunque sia questo programma. Per esempio, c'è qualcuno che ha, non so, una versione del 2001, sicuramente gli si aggiorna ancora da internet, quindi non c'è nessun problema. E il programma contiene, oltre a tante tante ricerche, contiene anche alcuni metodi davvero interessanti, come il Mercurio 2, che è un metodo che ho studiato personalmente ed è presente solo in Lotto più 2019 Gold. Ciao, a presto, buona serata e alle prossime.